Pensavate che la serie fosse finita? Pensavate che non ci sarebbe mai più stato un nuovo episodio? No. Ciao a tutti ragazzi, io sono Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qua tornati con un altro youtuber, un nuovo episodio. Quest'oggi, come avrete visto, è con mio grandissimo onore e piacere che andremo a fare l'episodio dedicato al nostro Mike nazionale, Mike Sciosha. Intanto per augurargli tantissimi auguri per il milione di iscritti, 1000 di questi giorni, quindi dovresti arrivare a 1 miliardo di iscritti, che si può fare, volendo si può fare. Ma soprattutto ragazzi, perché Mike Sciosha è uno youtuber dalle 1000 caratteristiche, dunque non è poi così difficile andargli a creare una classe attorno. Come saprete, io in questa serie prediligo di youtuber con una personalità spiccata, in modo tale da potergli costruire una classe attorno. E oggi siamo qua con il pro dell'Illuminati Crew, con il leggendario dell'Illuminati Crew. E con l'occasione gli auguriamo anche tanti tanti auguri per il milione. Prima di iniziare l'episodio ragazzi, vi voglio invitare a guardare in descrizione il trailer di una nuova serie che sto facendo in collaborazione con Blasteam. È una serie molto molto bella in cui vestirò i panni del dottor Stranamurri. Per capire di più andate a vedere il link in descrizione e lasciatemi la vostra domanda su Facebook, capirete tutto dal trailer. Ma oggi ragazzi andiamo a giocare nei panni di Mike Sciosha, e quindi andiamoci ad avviare la campagna, perché Mike Sciosha fa ovviamente i walkthrough. E quindi, ah, in questa serie non si gioca single player. Ah, proprio in questo canale non si fanno i walkthrough. Minchia, che canale di merda che sto tirando su. Benissimo, fatta la nostra battuta, e che tra l'altro non posso tornare indietro, cioè lui mi obbliga a dover scegliere per forza tutto, mi fa tornare indietro. Mi ha chiuso il gioco, perfetto. Vedete ragazzi cosa succede quando si prova a entrare in un campo che non è il vostro? Vi crasha direttamente il gioco. Visto che Mike è il pro della crew, ci ho creato attorno una bella classe da tryharder. Come potete vedere ragazzi, il leggendario l'ho chiamata questa classe, perché volevamo fare una cosa assai assai tryhardosa. Dunque ho scelto l'arma più esemplare di Call of Duty, cioè la K, anche se qua si chiama KN44, però è la K, cazzo si vede. Secondaria, la pistola, per essere super veloci nello scambio. Come letale ho preso la Semtex, perché un vero pro ragazzi è preciso, dunque non ha bisogno di lanciare la granata a frammentazione e sperare che Dio ci faccia esplodere qualcuno. Lui la piazza nel culo del nemico e spera al massimo che il nemico non soffra troppo, perché è di buon cuore. E poi, davvero pro, noi non è che ci abbassiamo a usare le stordenti, le accecanti. Noi siamo l'IMP per rompere i coglioni fino in fondo e soprattutto per distruggere davvero pro tutti i sistemi degli altri avversari. Ovviamente come specialista ragazzi, con uno come Mike Sciosha non potevo non scegliere lo schianto gravitazionale. Non perché Mike Sciosha faccia bordello, ma perché ragazzi, cosa vi ricorda lo schianto gravitazionale se non la mitica frog splash di Eddie Guerrero? Dunque ci auguriamo con tutto il cuore di spaccare il culo a qualche luchador oggi, ovviamente avversario. Come al solito non vi ho fatto vedere le ricompense, perché anche lì ho scelto una cosa fondamentale. Ma nel frattempo ragazzi, che siamo appena entrati, per scaldarci un po', io vi ricordo che l'origano nasce liscio e poi l'origano. E con questa minchiata ragazzi dobbiamo ammazzarne per forza uno. Ah ok, c'ha la mamma puttana. Infatti stavo capendo un attimino. Intanto non ho mai giocato sta mappa, quindi questa è un'altra inculata per noi. Ma non vi preoccupate, perché ragazzi, un vero pro non si fa intimidire da niente, nemmeno da una nuova mappa, da nuovi ambienti circostanti. Quindi andiamo ad ascoltare per bene ragazzi tutti i passi dei nemici. Guarda, guarda che riflessi da pro! Guarda che riflessi leggendari, lo sarei dire. Riflessi leggendari, ragazzi. È proprio come nel film Io sono leggenda, ragazzi. Siamo noi, da solo, contro gli infetti. Con il solo cane che ci accompagna, che in questo caso manco ce l'abbiamo, quindi proprio siamo soli, soli inculati. Mamma mia, raga! No! Pezzo di me. Però aspettate ragazzi, perché forse è stato un errore mio, perché non ho fatto il tutorial, quindi come usare KN77 KN44, vedete ho sbagliato pure il numero. Adesso ce l'ho ragazzi, adesso ce l'ho. Chiarissimo, chiarissimo. Ragazzi fate sempre il tutorial, perché vi evitate spiacevoli inconvenienti, soprattutto che la gente pensi che voi non sapete giocare, quando è tutta una questione di tutorial. Non mi puoi ammazzare, sono leggendario. Io sono pro, il leggendario. Guarda che ti faccio una delle mie challenge speciali. Ti piazzo in campo 48 gol e metti spacco il culo.
ragazzi, mi sento solo come The Last of Us. Vabbè, Eddie Guerrero mi darà la forza. Eddie Guerrero mi ha dato la forza, ragazzi. Guardate, guardate che faccio la tripla. Mamma mia, che riflessi. Questa è stata la forza del luciatore Eddie, del grande Eddie Guerrero, ragazzi. Guardate i miei compagni, non mi sento più solo come in The Last of Us. Silenzioso come un assassino. Dobbiamo essere furtivi ma letali. Oh, mamma mia, che scambio. Ok, e adesso... mi è passato accanto. No! Però, ragazzi, per quanto sono pro, non solo mi sono inculato da solo, ma proprio kamikaze. Perché è questo che fa un pro gamer, fa le clip, distruggere i nemici esplodendo. Che tra l'altro mi sa che ho pure sbagliato classe. E infatti ho sbagliato classe, porca puttana. C'è da dire però che parto un po' svantaggiato, perché Mike Shosha, intanto già... nuovo il potere di Eddie Guerrero dalla mia. Mike Shosha non gioca molto agli FPS, dunque non è che c'ho troppo la mano. Devo calarmi nella sua, nel suo personaggio, e quindi devo fare schifo come lui sugli FPS. Un surgelato, dice un ghiacciolo. Ehi, lo sai che ieri sono uscito congelato? Questa è proprio una freddura. Minchia, questa double, raga, double cazzata proprio. Mamma mia, Mike Shosha, ma veramente fanno ridere queste cose. Ovviamente prima non vi ho fatto vedere la serie di punti. Come ultima ricompensa, che non raggiungeremo mai perché costa 1300 fottuti punti, abbiamo scelto i raps, perché Mike Shosha è un patito anche del calcio. Dunque queste sfere ricordano un po' il pallone. Volevo dedicare questa serie di punti alla sua amata Lazio. Diciamo che è difficile raggiungere questa ricompensa, ma è come un gol di Simone Inzaghi. Difficile da raggiungere, ma ti dà una gioia, un'emozione immensa. Dunque Mike, io cercherò di farti questo regalo per il milione e raggiungere i raps per poter segnare come avrebbe fatto il mitico Simone Inzaghi o il mitico... che cazzo si gioca nella Lazio? Deve essere più emozionante di quando Mike mi ha fatto trovare due leggendari in un solo spacchettamento. Perché questo è il potere di Mike Shosha: portare fortuna agli altri ma essere più sfigato della merda. Un uomo entra in un caffè. Splash! Vedi, fanno cagare ste battute, Mike. Fanno cagare. Non mi aiutano manco a vincere. Qua mi serve la frog splash, raga. Solo Eddie Guerrero, solo il mitico Eddie può aiutarci. Tu intanto pietolo in culo. Eccolo qui, eccolo qui, la mossa finale. La frog splash. Chris Benoit è con noi. Ma anche Eddie Guerrero, che in realtà è quello che la fa. Però va bene, anche Chris Benoit non è male. Questa sarà un peggio di una schiacciata di Shaquille O'Neal. Peggio di una schiacciata di Shaquille O'Neal. Bam! Bam, ragazzi. Ah, bastardi, siete peggio di quelli che su Clash Royale utilizzano la palla infuocata per distruggere le torri. Anfami! Sì, su, questo è per voi due, Paolo e Simone, i due fratelli, che non hanno contato mai un cazzo, però erano i fratelli di quelli famosi e quindi anche loro giocano a calcio, che non fa mai male, ragazzi. Che poi mi sono reso conto che Paolo Cannavaro giocava nel Napoli e non nella Lazio, però come ovviare a questa figura di me? Cerchiamo la vittoria, proprio come Nathan Drake cercava loro e la fregna dell'accompagnatrice, perché porca puttana, sempre pieno di fregna, Nathan Drake, ok, che c'ha il ciuffetto, c'ha l'aria da ragazzino sbarazzino, però minchia, tutta sta fregna, manco se fosse una puntata di Uomini e Donne. Dobbiamo portarla a casa, ragazzi. Solamente così potrò dire di aver vendicato, di aver fatto i miei cazzo di auguri a Mike Shosha. No! Ok, vai con la frog splash, ragazzi. Intanto mi hanno ammazzato con un uccello. E minchia è quella co... BOOM! Doppia! Doppia, cazzo! Stiamo perdendo, forza, dobbiamo recuperare questa partita. Forza, Mike, aiutami! Vabbè, però se c'avete la mamma puttana, non c'è youtuber che tenga in questa serie. Ditemelo, che cazzo. Peccato, ragazzi. Peccato. Ci siamo arrivati molto vicini. È proprio come quando quella volta stavo per trovare una leggendaria, ma mi sono ricordato di essere uno sfigato colossale e quindi l'ho fatto trovare a Jumpy Deck. Ragazzi, che dire? Ci vediamo domani, che ci sarà la seconda parte di questo bellissimo world tour, di questo gioco particolare online. È molto, molto bello questa nuova frontiera dei let's play. Spero vi piaccia anche a voi. Raggiungiamo i 48 miliardi di mi piace, come succede sotto ogni video. Ancora una volta, auguri a Mike per il milione. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Ragazzi, vi rubo solamente altri 10 secondi dalla vostra vita, che tanto so che stavate andando a guardare un video di Jumpy Deck, quindi comunque è meglio ascoltare me per altri 10 secondi. Vi volevo annunciare che questo pomeriggio alle 18 uscirà un altro video per un tema molto molto caldo del momento. Dunque andatelo a guardare, perché per me è una cosa molto importante. E adesso, non lo so, potete andare a guardare il video di Jumpy Deck. Illuminati Crew.